Hola, allora, benvenuto in questo nuovo video. Oggi faremo un nuovo video haul. Mi sono arrivate alcune cosine, quindi volevo assolutamente farvele vedere. Direi subito di iniziare da questo sito, che vi lascio qua il nome perché me lo sono dimenticato. Fatto sta che sicuramente Melissa della Dating riuscirà a scoprirlo per voi, solo per voi. E vi lascio qua sotto anche nell'info box tutte le cosine che andremo a vedere. Ci sono queste robine qua, che servono per fare i capelli mossi ricci, che sono molto molto curiosa di provare. Queste robe strambe, da fare tipo effetto volume sotto alla testa, oppure sopra la testa, oppure via di me, non lo so, vabbè. Questi penso che non li userò mai, ma va bene. Poi c'è sto robino piccoletto, che non so cosa sia, tipo per fare chignon e robe varie. Io non sono per niente un'esperta di capelli, quindi volevo provare a fare pettinature un po' diverse dal solito, comprando queste cose qua, ma mi sa che boh, non lo so, questi cinesini sono super fashion, con tutti questi aggeggi. Questo qua lo usavo un po' da chignon, così. Queste robe qua che aiuto sembrano tipo robe di tortura. Ma cos'è sta roba? Cioè, questo qua non sembra veramente tipo, boh, aiuto, aiuto, questi sono i disegnini carini, sempre soliti. Boh, questo robo qui più lungo rispetto a quell'altro che era più piccolino. Mi cavo un occhio. Questo serpentino qua, che deve essere una figata perché tipo fa una treccia strana. Non so se riuscite a percepirlo, ma sembra molto carino. Poi elastici, questi robini che dovrebbero tenere i capelli mentre ci si trucca. Però, ma per le unghie invece ho preso dei glitterini. Allora, questi qua sono rosa, neri. Quest'unghia mi fa schifo. Questi qua sono neri, rosa e argentati. E sono super belli perché hanno... Se faccio così sembra che gli faccio un gestaccio. Se faccio così c'è l'unghia monca, cosa faccio? Come faccio nella mia vita? Faccio così, ok. Ci sono di diverse misure, quindi sono... E qua c'è il mignolo. No, ti... Scongiura, scongiura, ok. Sta mano, devo amputarmela. E devo andare il 14 a farmi le unghie, quindi manca ancora un sacco, Dio. Quindi ci sono diverse misure. Questi uguali però argentati. Anche questi super super belli. Poi invece i piccolini tutti i colori. Quindi veramente mi posso sbizzarrire con le unghie. Davvero belli belli belli. Queste cartine qua che fanno tipo effetto, quell'effetto un po' trrr. Non mi viene il termine, però avete capito, no? Poi ho preso una cipria e questa qua l'ho usata oggi e devo dire che mi piace un sacco. È una cipria in polvere libera. Ora la apriamo insieme. È questa cipria. È questa cipria qui. Guardate. Wow, wow, wow. Fermi tutti. Oh no. Vabbè, è uscito un po' di prodotto, diciamo così. Era carina perché aveva anche la sua pum pum per applicare tutto quanto. Quindi mi piace, ve la consiglio, anche se è un po' un casino. Ora chiudiamo senza sporcare ancora di più. Ho preso anch'io la black mask originale, perché di solito me la facevo in casa, però... polverina. Però niente, cioè non mi piaceva il risultato, quindi ho deciso di prenderla. Io ho paura di questa maschera, però io voglio che funzioni, perché non può essere che non funzioni. Quindi la proverò, così finalmente testerò l'originale, la vera e unica black mask. Quindi sono stracuriosa di provarla. Poi abbiamo questa maschera qui, eccola qua. Mi piace anche la confezione, molto professional. E in pratica è una maschera naturale con tutti gli oli, tipo di jojoba, di karité. Veramente, secondo me questa deve essere super super buona. Sentiamo l'odore. Sa da mare. Ha questo colore qua, molto invitante. Ci spalmiamo fango in faccia. Quindi, niente, questa qui. Sono curiosissima di provarla. Va bene. Quando ho due messaggi un attimino. Turururu. Comunque, io sono tipo, ieri sera ho fatto serata. E sono un po' muerta, tu muerte. Però ce la sto facendo, cioè, sto riuscendo a fare questo video perché domani deve uscire, quindi... Cioè oggi per voi. Però sarebbe ieri o domani. Vabbè, ciao. Sto impazzendo. Sto impazzendo. E come ultima cosa ho preso questa cosa qua. Allora, questa doveva essere una palettina, ma ovviamente dun 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 dun, è rotta. Nel senso che, aspettate che capisco l'apertura di questa magica roba. Si apre. E questi erano gli ombretti. Il problema è che ovviamente, perché ovviamente, tra tutti i colori, no, quale si doveva rompere? Il mio preferito. Cioè, si rompe il mio preferito, ma vi rendete conto? Cioè, che sfiga è questa? Cioè, sarebbe questa qui, sui toni neutri. Non chiedetemi perché ho preso questa qua, lo so, perché mi piaceva questo colore. Però dai, sto sporcando tutte le mani. Volevo fare uno swatch veloce di alcuni ombretti.
Insomma, mi sa che è meglio lasciare stare le palettine in questo sito perché non sono granché. Però ne ho visto che ce n'erano molte, quindi magari ce ne sono di più buone, non lo so. Per questo sito abbiamo finito, vi lascio il link qua sotto ovviamente se volete dare un'occhiata. Ci sono tantissime cose diverse. Come secondo sito invece mi ha contattato Runway. Aspettate un attimo, reinserisco tutto in un sacchettino. Ho qualche problema a riconoscere i prodotti. Che stupida sets, l'avevo addosso, mi chiedevo ma questa? In teoria, sì, vabbè. Da Runway ho preso questa felpetta qua, che mi piace un casino, ma veramente un casino. È bianca con queste scritte nere, real, real, real. E anche nelle maniche hanno tutte scritte, crop top. Poi abbiamo maglietta nera con la scritta cry baby. Questa qua l'ho vista da un sacco di persone e mi piaceva la scritta in rosa. Piangi, tesoro. Poi abbiamo questi pantaloncini qua, che sono in jeans con gli strappi, molto swag. Dietro invece sono normali, non hanno niente di particolare. C'è sempre il solito problema che qua dietro fa questo brutto effetto che rimane, cioè non è bello tutto attillato, boh. Però erano carini così. Non so neanch'io che voto gli diamo. Non lo so. Infine la maglietta che indosso. Io pensavo fosse come le scarpe, quelle là tutte con 3000 colori, no? In realtà è una stampa, cioè così e basta, non è quel materiale super luminoso. Quindi ci sono rimasta malissimo quando l'ho visto, ho detto what? Cos'è sta roba? Però vabbè, mi piaceva così con questi alienini. Da Shein ho preso una cosa che veramente non ha nessuno e che quindi mi sembrava giusto farvela scoprire perché è una novità assoluta, ovvero questi occhiali. Cioè, chi è che non ha questi occhiali? Ormai se li hanno tutti, quindi non lo so, li ho presi, però non li userò mai perché so, mi stanno malissimo e quindi... Poi, allora, già il colore, patatini miei, è bellissimo. Guardate, guardate quanti sono, tutti rosa! Allora, intanto sono super super morbidi, sanno abbastanza puzza, però... Oh my god, cioè sono qualcosa di morbidissimo. E poi sono rosa, e quindi appena li ho visti li ho messi nel carrello perché... Ma poi guardate quanti sono, cioè sono davvero tantissimissimissimissimissimi. Mi chiedete spesso dove prendere pennelli e cose del genere, questi qua veramente ve li consiglio troppo 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 perché sono super morbidi. Una giacca in pelle, Melissa che stai di? Una giacca in jeans con le roselline molto primaverile. Mi piacciono un sacco le rose così. Questa sa una puzza, ma una puzza... Quindi la metterò a lavare subito. Una magliettina in vellutino con la scritta Princess. Guardate che carina. Poi questo rosa secondo me è super super bello. Adoro. E per ultima cosa questa maglia qua, che è bianca, con il cinturone in vita. E sono in fissa adesso con questo cinturone alla Kylie Jenner. Davvero secondo me è super super sexy. Appunto una maglietta lunga lunga lunga, bianca, tranquilla, con questa roba qua. È fatta anche di un bel materiale, non credevo. Mi piace molto. Per rimanere in tema sono andata la Pull&Bear e ho trovato proprio soltanto la cinturina fatta così con i filetti. Boh, è troppo bella, cioè veramente mi piace un sacco. Vi lascio qua una foto di ieri sera che l'ho indossata ed è bellissima, pagata 12,99, ma mi piace troppo troppissimo. E invece da Bershka ho preso questo, che è una tutina tutta larghetta, così con una bella scollatura, le maniche un po' svolazzanti, anche questa super super carina. L'avevo presa rossa, quando l'ho provata in camerino, rossa, nera, ho preferito nera. Come sempre, cioè io ci provo, mi sforzo a vestirmi di altri colori, ma il nero fa parte di me. Poi invece la Mulac, gentilissima, mi ha inviato tutti i loro prodotti, quindi veramente ne ho una valanga e volevo assolutamente consigliarvi alcune cose, tipo la palette del contouring in polvere è qualcosa di bellissimo. I miei colori preferiti sono Morfeo, che è questo marrone freddo per il contouring che mi piace un sacco, Zeus, che invece è questo mi stavo per cadere, dio, è questo colore qua, invece per appunto la zona qua sotto gli occhi, anche questo mi piace un sacco un sacco un sacco. L'illuminante Eros è abbastanza scriventino, illumina molto molto carino. C'è anche la palettina in crema, anche questa devo dire che mi piace molto, però io di solito su di me almeno preferisco usare le polveri, quindi questa qua l'ho usata un po' meno, però se cercate appunto palettine in crema è il top del top. Magari se volete prendere soltanto una cialdina, io uso Era, che è questo marrone qui, e Eos per illuminare. Poi ho composto questa palettina con sopra l'illuminante e sotto i blush. Il mio preferito è questo qua che si chiama Flash,
il più chiaro, e comunque anche gli altri sono davvero davvero belli. Questa palettina con tutti gli ombretti che mi hanno dato, e guardate che bei colori, davvero sono super super belli. I miei preferiti sono Royal, Toast, Doc, anche questo è bellissimo, cioè in realtà mi piacciono tutti, sono davvero belli, però Royal bagnato è qualcosa di super bello, super bello, super bello. Poi mi hanno dato le loro tinte labbra, le Velvet Ink, anche queste sono bellissime. Oggi indosso questa qua che è Hot Stuff, è un colore wow, guardate che bello, cioè è uno dei miei colori preferiti questo qua, quindi veramente ci hanno azzeccato. Poi sono super durature, no transfert, mi piace un sacco, un sacco, un sacco. Ok, quindi questo qua era tutto, io spero davvero vi sia piaciuto come mini haul. Comunque fatemi sapere appunto se come prossimo video volete, vi lascio qua il sondaggio, se preferite appunto il video di tutti gli swatch delle tinte o rossetti, oppure le sopracciglia con i prodotti della Benefit che vi devo ancora far vedere, quindi fatemi sapere qua nel sondaggio. E niente, vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!